Un cordiale saluto e buon inizio di settimana dal TG6. In apertura la cronaca, una vasta operazione antidroga è stata portata a termine nelle ultime ore dai carabinieri del Comando Provinciale di Chieti che hanno eseguito numerose misure cautelari anche all'estero, sequestrati nel corso delle indagini 60 kg di sostanza stupefacente. I dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Scacco dei carabinieri del comando provinciale di Chieti ad una organizzazione transnazionale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti lungo la fascia adriatica fra Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, ma anche la Lombardia. L'operazione denominata Lento e coordinata dalla DIA dell'Aquila ha portato all'esecuzione nelle ultime ore di 12 misure cautelari in carcere e 2 obblighi di dimora nei confronti di cittadini italiani e albanesi, impiegati oltre un centinaio di militari dell'arma. Le indagini iniziate nel settembre del 2019 partirono dopo l'individuazione a Francavilla al Mare di un giovane poi fermato con 1,5 kg di droga. La particolarità riguarda poi il canale di approvvigionamento dello stupefacente che arrivava in Italia non dai consueti canali ma dall'Olanda e dal Belgio, droga poi smerciata anche e soprattutto nella nostra regione. In totale nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 60 kg fra eroina e cocaina destinati al mercato locale. È stata certificata l'esistenza, a seguito di una complessa attività di indagine iniziata all'incirca 2 anni fa, un'organizzazione che appunto aveva come obiettivo quello di importare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e eroina per poi immetterli nel mercato, in particolare il mercato abruzzese e marchigiano. Si è riusciti ad osservare, insomma, questo tipo di attività, diciamo, sulle rive della Lento, da dove poi è partita, quindi abbiamo dato il nome all'indagine, persone che, movimenti strani che si incontravano e in particolar modo andavano su questa, diciamo, sul torrente, dopodiché lasciavano delle buste e delle confezioni e quindi quando poi le stesse persone salivano in macchina non avevano più questi contenitori. Andando a verificare abbiamo notato, quindi accertato, che questi contenitori erano pieni di sostanze stupefacenti. L'operazione è conclusa o potrebbe esserci ulteriori novità nei prossimi giorni? Non è conclusa, stiamo facendo ulteriori accertamenti e ulteriori attività investigative che insomma ci porteranno ancora a verificare e quindi accertare, diciamo, a sequestrare altre sostanze probabilmente. La cronaca ora ci porta nel Teramano, dove inizia a delinearsi in maniera più nitida la vicenda accaduta ieri sera a Campli, nella frazione di Campiglio, dove una giovane donna di 33 anni è stata trovata in un lago di sangue nella sua camera da letto. Le indagini delegate alla squadra mobile di Teramo, sotto la direzione del PM Laura Accolica, ha consentito al momento di circoscrivere meglio i dettagli dell'episodio. Con il passare delle ore, infatti, hanno perso quota le possibili altre piste, un tentato omicidio e un gesto volontario, a vantaggio invece di una tragica fatalità, ossia che dall'arma da fuoco sia partito un colpo che l'ha raggiunta in testa mentre puliva la pistola. In casa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, infatti, in ogni caso saranno le verifiche tecniche e le successive indagini a far luce sulla vicenda. La donna è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Mazzini di Teramo e nella notte è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. A fare la scoperta sono stati i genitori. E noi cambiamo argomento questa mattina a Case Pente di Sulmona, dove sarà realizzata la centrale SNAM abruzzesi, e indigeni messicani si sono incontrati e hanno sancito un gemellaggio in difesa del clima e per l'autodeterminazione dei territori. Giuseppe Dintino. Sulmonesi e indios messicani accomunati dalla stessa lotta. Quella della devastazione ambientale è una questione trasversale che unisce gli abitanti della città ovidiana e quelli dall'altro lato dell'Atlantico. Nel caso specifico di Sulmona e del Centro America, la battaglia è contro le infrastrutture del gas. Nel comune in provincia dell'Aquila, nonostante l'ostracismo delle istituzioni locali, SNAM SPA realizzerà una centrale a spinta e compressione con relativo metanodotto lungo la linea adriatica. L'opera sorge
sorgerà in località Casapente, in una zona ad elevato rischio sismico, al centro dei parchi nazionali abruzzesi, dove vivono diverse specie protette. Inoltre è un'opera inutile, sostengono i comitati della Valle Peligna, perché tra utilizzo di energie rinnovabili e surriscaldamento globale, la domanda di metano è destinata a diminuire. Secondo uno scenario dell'Unione Europea, se nel 2030 fossero realizzate tutte le opere in cantiere, si arriverebbe ad un'offerta di metano 3 volte superiore alla domanda. E poi, come scrive Eni nelle osservazioni al piano decennale SNAM, il costo dell'opera sarà ripagato dai cittadini in 40 o 50 anni tramite l'aumento del costo delle utenze. Situazione simile quella in Messico. Il progetto integrale Morelos, iniziato nel 2011 e in cui è implicata anche l'azienda italiana Bonatti, prevede la realizzazione di un gasdotto lungo 160 km che attraverserà 24 comunità. Oggi a Casapente, Sulmona e Messico hanno sancito il gemellaggio in difesa del clima, alla presenza anche di una delegazione del Consiglio nazionale indigeno messicano. Ambizioso obiettivo quello dell'autodeterminazione delle comunità e dei territori in maniera solidale, seppure ai lati opposti del globo, a dispetto, in questo caso, delle multinazionali del fossile. Mientras estos poderosos no escuchen al pueblo, tenemos que escucharnos abajo. Finché questi grandi non ascolteranno il popolo, noi dobbiamo ascoltare quelli che vivono al basso. Quello che c'è non serve, quindi dobbiamo costruire qualcosa di veramente differente. E non è assolutamente certo che quello che chiamano sviluppo ci porterà un vero aiuto. E tutto quello che stanno facendo a partire dai grandi che si riuniscono in alto non porta niente di buono per noi popoli. Ecco per questo che noi diciamo che le cose devono costruire dal basso e qualche cosa di nuovo e diverso. Tra popoli indigeni e non indigeni, tra i lavoratori della campagna e quelli della città, tra uomini e donne, i bambini e bambine. Dobbiamo costruire, come dicono i zapatisti, un mondo dove dentro ci siano tanti mondi. Un mondo dove quepan muchos mondi. Mobilità, la divisione ferroviaria di Tua ha effettuato un'ulteriore prova dopo quella di metà settembre che è servita a far acquisire le necessarie certificazioni ai propri macchinisti e capitreno utili ad ipotizzare l'attivazione di un collegamento veloce su ferro dalla costa adriatica alla capitale. Anche la seconda corsa prova è stata effettuata con un treno lupetto Tua che ha raggiunto ancora una volta nel giro poco più di un mese la stazione di Roma Termini. Continuiamo a sostenere le potenzialità del servizio ferroviario, ha dichiarato Gianfranco Giuliante, presidente di Tua, e gli ulteriori test ferroviari come quello di ieri dimostrano la concreta possibilità di realizzare il collegamento con i nostri treni. Ci possiamo ritenere senza dubbio soddisfatti degli esiti di queste ulteriori prove che di fatto ci permettono di ragionare in termini di sviluppo ulteriore e futuro. Nel prossimo mese di dicembre sono già in programma altre corse prova. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Nel giorno in cui si commemorano i santi, alla vigilia della giornata in cui vengono ricordati i defunti, tantissimi pescaresi si sono recati in queste ore nei due cimiteri cittadini, dove questa mattina è stato anche il sindaco Carlo Masci che ha annunciato lavori per reperire nuovi loculi. Vediamo. Ho già visitato nei giorni scorsi i due cimiteri cittadini per vedere quali erano le condizioni. Ottimali, devo dire, Ambiente ha fatto un buon lavoro, ma cura molto i cimiteri la nostra società, quindi su questo bisogna sottolinearlo. Oggi sono qui in veste di figlio, di parente, ho qui la cappella di famiglia, quindi sono venuto a dare le condoglianze, il saluto ai miei cari, come fanno tutti i pescaresi, come fanno tutti i cittadini. Sui nostri cimiteri bisogna dire che quello di San Silvestro ha ancora diverse disponibilità, purtroppo il cimitero dei Colli invece sta soffrendo molto, ma all'inizio dell'anno partirà un intervento importante di consolidamento atteso oramai da un decennio, credo. Abbiamo trovato le risorse, abbiamo fatto già il progetto esecutivo, partiranno i lavori, avremo anche la possibilità di avere altri 70 loculi al momento del consolidamento di situazioni che purtroppo
purtroppo sono da troppi anni carenti. L'attenzione per i cimiteri deve essere massima, perché qui ci sono le nostre tradizioni, c'è la nostra storia, c'è la nostra religione, ci sono i nostri cari, quindi le città che curano i cimiteri sono quelle che sicuramente sono in grado di affrontare meglio di altri i temi che riguardano tutti i cittadini. Oggi agli ingressi ci sono anche dei volontari della Protezione Civile? Sì, noi abbiamo la Polizia Municipale, abbiamo i volontari della Protezione Civile, abbiamo coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, che noi impieghiamo oramai già da un anno in tante attività di pubblica utilità. Devo dire che Pescara è stata la prima città in Italia a utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza. Ne abbiamo oltre 200 occupati nella nostra città per il controllo dei parchi, delle strade, dei cimiteri. Devo dire che danno un servizio molto importante per Pescara. Con la scomparsa di Raffaele Fraticelli, Chiedi perde la sua voce, quella di un poeta, uno scrittore, un creativo, un cittadino totalmente innamorato delle sue origini e della sua città da cantarle per tutta la vita. Così il sindaco Diego Ferrara, il presidente del Consiglio Comunale e tutta l'amministrazione comunale ha voluto ricordare il poeta scomparso all'età di 97 anni. Fraticelli ha iniziato giovanissimo a comporre i primi versi in dialetto nel 1940. Dal 1954 è stato collaboratore della RAI regionale, ha tenuto una rubrica radiofonica di successo impersonando la figura di Zi Carminucci, una sorta di affabulatore e di critico popolare del costume e dell'attualità social. E noi, come di consueto, ogni lunedì apriamo la pagina dedicata allo sport. Un gol di Drudi a 6 minuti dal termine regala 3 punti al Pescara. Delfino che torna alla vittoria dopo il KO col Modena e il pareggio di Siena. La squadra di Auteri attualmente occupa la 4ª posizione a 5 lunghezze dalla capolista reggiana, impegnata oggi alle 17:30 nel match contro la Lucchese. Vediamo. Ci è voluta una rete di Drudi all'85esimo per piegare la resistenza dell'Olbia e regalare la vittoria sicuramente meritata al Pescara, che sale così al 4º posto in classifica. Ora mercoledì il Teramo in Coppa Italia e poi lunedì l'atteso posticipo di Cesena. Nella seconda sfida stagionale con i sardi, Auteri manda in campo il Delfino con il 4-3-3. A sorpresa in campo Galano dal primo minuto. In difesa si rivedono Drudi, che sarà decisivo con il suo gol in grosso. Fra i bianchi ospiti assente il bomber Udo per squalifica. In campo gli abruzzesi Mancini e Giandonato. Canzi schiera la sua squadra con il 4-3-1-2. Clima primaverile all'Adriatico, dove si gioca di fronte a 3.000 spettatori. Dopo le prime fasi di studio all'8º si vede la squadra di casa con un tiro al lato di Galano. All'11esimo ancora Galano con un rigore in movimento trova il miracolo di Ciocci che salva. Partita già indirizzata con i biancazzurri costantemente in avanti alla ricerca del gol. Il lungo possesso palla però non regala altre emozioni, con la squadra di Auteri che spinge senza costrutto fino al 35esimo, quando anzi l'Olbia arriva ad un passo dal gol con Brignani, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce la traversa con la difesa locale che poi riesce a salvarsi. Si arriva così negli ultimi minuti della prima parte di gara, quando al 42esimo De Marchi si divora il vantaggio dopo un'uscita avventata del portiere dell'Olbia. Al 44esimo risposta ospite con il colpo di testa di Mancini, che costringe Di Gennaro a smanacciare il pallone oltre la traversa. Nella ripresa il Pescara parte all'attacco. Al 5º minuto Ferrari trova il gol che viene annullato dal direttore di gara per azione fallosa del bomber abruzzese su Pisano, che poi si infortuna lasciando il campo a Simone Pinna. Al 22esimo ancora gol annullato a Ferrari per fuorigioco. L'ex Comasco ci riprova di testa al 26esimo, ma la palla finisce di pochissimo al lato. Resiste così la diga ospite con Di Gennaro, che al 31esimo salva la disperata in area su De Marcus, facendosi anche male e lasciando il campo a Sorrentino. Al 40esimo però finalmente il Delfino trova il gol del meritato vantaggio con Mirko Drudi, che sugli sviluppi di un corner sulla linea di porta mette la sfera alle spalle del portiere dell'Olbia, andando poi a festeggiare con tutti i compagni sotto la curva nord. Un urlo liberatorio per i tifosi di casa, con il Pescara che la sblocca proprio ai titoli di coda.
Una gara complicata che i biancazzurri sono riusciti a portare a casa con Ciocci che poi al 95esimo dice no anche a Rauti. Il Pescara vince, ma è vietato fermarsi lunedì prossimo a Cesena. Sono attese conferme. Il gol di Malotti illude il Teramo che esce sconfitto dal Manucci di Pontedera contro il Montevarchi per 3-1. La formazione di Guidi, dopo aver trovato il vantaggio, si fa rimontare dopo un solo minuto di gioco per poi sparire dal campo sotto i colpi di Barranca e compagni. Il servizio di Jacopo Forcella. Un pomeriggio nero, nerissimo. Il Teramo naufraga al Mannucci di Pontedera contro un'Aquila Montevarchi che con cinismo maggiore avrebbe potuto rendere la sconfitta una vera disfatta. Finisce 3-1, ma per quello che si è visto, nei 94 minuti i toscani avrebbero potuto affondare più e più volte. La settimana sarà stata anche particolare, ma nulla che possa giustificare un diavolo colpevole assente nel pomeriggio pisano. Guidi sceglie Birligea davanti insieme a Bernardotto e Malotti, con Rosso che va in panchina, ma perde nel riscaldamento Soprano, che non era al meglio. Al suo posto gioca Bellucci. Nell'Aquila Montevarchi solamente un cambio tra i pali con Giusti al posto dell'Under Rinaldi. Primo squillo di casa al minuto 8 con la discesa di Gambale e Barranca al centro che grazia la difesa del diavolo col pallone sopra la traversa. Sempre Barranca, due giri di lancette dopo, alza una girata in bello stile al centro dell'area di rigore. Un tempo quasi per vedere una supremazia sterile dei padroni di casa fino al 36esimo, quando Malotti scambia con Mungo e sfrutta un rinvio non perfetto della difesa di casa per il colpo da biliardo che batte Giusti e porta in vantaggio il Teramo. Terzo gol in campionato per il numero 7, ma è un punteggio questo, che dura pochissimo perché dopo un minuto Barranca, caparbio in area, si sistema il pallone sul sinistro e scarica un mancino violento sul primo palo per la rete della parità immediata dell'Aquila Montevarchi. Il primo tempo non finisce mai di sorprendere e regala addirittura il sorpasso dei toscani. Al 42esimo Iallo calamita un pallone verticale di Mercati, resiste, forse con un fallo su Bellucci, apre il compasso e batte Tozzo sul palo lontano. Vantaggio che potrebbe incredibilmente diventare doppio se Barranca, fine tempo, liberato da uno scivolone di Piacentini, non fallisse una palla gol colossale, forse anche grazie al piede proteso di Tozzo. Guidi all'inizio ripresa inserisce Boapperviero, ma dopo nemmeno 30 secondi dall'inizio ancora Tozzo salva il diavolo col piedone sulla conclusione a botta sicura di Gambale, servito da Iallo. Teramo frastornato e che vede ancora Iallo andare alla conclusione minuto 48 con l'estremo difensore ancora pronto alla respinta. Spiragli biancorossi al 55esimo, cambio gioco di Mungo per Malotti che vede serve l'inserimento proprio di Boa. Giusti ci mette le mani e si rifugia in corner. Altro squillo, quello di Azzi Osmanovic che dal vertice dell'area di rigore apre il compasso e dà solo l'impressione del gol. Anche Rosso, entrato per Birligea nella ripresa, va vicino al 3-2 al 63esimo con un diagonale, ma sul ribaltamento di fronte il diavolo è colpevolmente fermo. Barranca fulmina Piacentini e arma il piattone comodo di Gambale per il tris rossoblu. Squadra di Guidi allo sbando e che a metà secondo tempo rischia di incassare anche il poker con il fallo di Rossetti appena entrato sempre su Barranca e col calcio di rigore con lo stesso numero 13 però si fa parare da Tozzo. Il diavolo avrebbe bisogno di mettere le basi di una clamorosa rimonta, ci prova un quarto d'ora dal termine con Montaperto entrato per Malotti ma Giusti è ben piazzato e fa su il pallone. Biancorossi attivi nel finale sul settore destro con Montaperto e Boa e il servizio per Bernardotto che colpisce sotto misura come può e con Giusti che si salva in calcio d'angolo. Ma sarebbe stata comunque una consolazione magrissima perché quello che vive adesso il Teramo, se non è un momentaccio, poco ci manca. In attesa di ratificare le intese societarie serve fare punti in campo o almeno rialzare la testa. Il derby di Coppa di mercoledì col Pescara e la gara con la Fermana di campionato saranno snodi cruciali per il novembre biancorosso. Scendiamo di categoria, basta un gol ad inizio gara di Falla al Fiuggi per avere la meglio del Pineto. Nel big match della settima giornata del campionato di Serie D, la squadra di Pomante, nonostante il tanto possesso palla, non è riuscita a capitalizzare le diverse palle gol create. Vediamo. Suona la sesta sinfonia per il Fiuggi che batte con il minimo punteggio il Pineto e si conferma capolista del girone F di Serie D. Al Pineto però
che ha fatto per 90 minuti la partita, è mancata la zampata vincente per poter almeno pareggiare l'incontro. Due piccole novità nella formazione iniziale di Romondini, con Rocchi e Turzo dal primo minuto, mentre Pomante conferma in blocco la formazione vittoriosa nel derby contro il Nereto. Il Pineto approccia bene la contesa ed ha nei piedi di Barlafante l'occasione per passare in vantaggio già al secondo minuto, ma la sua serpentina in aria viene respinta in angolo. Alla prima sortita offensiva però passano i padroni di casa, squadra di Pomante che si fa sorprendere sulla destra da Ficara, che va fino in fondo e serve a Falli, il più facile dei palloni da spingere in rete per il vantaggio. Seconda rete stagionale per il calciatore di origine senegalese. La possibilità di rimettere subito le cose a posto ce l'ha Pezzotti, ma da distanza ravvicinata il centrocampista spara sopra Mejri. Il Pineto fa tanto possesso palla alla ricerca del gol del pareggio nei primi 45 minuti e lo fa spesso sfruttando la rapidità di Pezzotti, ma i rifornimenti per Barlafante e soprattutto Cardella non sono precisi. Prima del finale di prima frazione trema il Pineto quando Falle, lanciato solo a rete, viene fermato dal primo assistente Marconi di Lucca. La ripresa si apre con gli stessi protagonisti del primo tempo e, come ad inizio gara, sono sempre i biancazzurri a provarci. Questa volta però è Minincleri a non inquadrare lo specchio dopo il cross di Baldinini. Prova anche a cambiare le carte in tavola Pomante, inserendo Minnozzi prima e Picciolo poi, ma gli effetti sperati sulla gara non ci sono. Nei 6 minuti di recupero le avanzate del Pineto si fanno più arrembanti, ma ancora una volta in questa partita gli uomini di Pomante mancano di cattiveria. Al triplice fischio gioia in casa Fiuggi per la vittoria che lancia i laziali a +8 proprio sui biancazzurri, che tornano a casa a mani vuote, ma con la voglia di tornare a far punti già dalla prossima sfida interna con il Vasto Girardi. Finisce a reti inviolate l'unico derby di giornata in quarta serie tra Vastese e Chieti. Dall'Aragona esce fuori un pareggio che non accontenta nessuno ai fini della classifica. Roberta Di Sante. Termina senza vincitori né vinti il derby dell'Aragona tra Vastese e Chieti. Al termine di 93 minuti agonisticamente combattuti matura uno 0-0 che serve a poco in chiave classifica e che mette in evidenza le lacune di due squadre che producono ma non riescono a concretizzare le occasioni avute. D'Adderio conferma in toto la formazione vincente contro il Notaresco, mentre nelle fila del Chieti è assente Fabrizi per infortunio. In avanti, in coppia con Akamadou, c'è Verna. Il pubblico di fede biancorossa torna a colorare gli spalti dell'Aragona, trasferta vietata invece per i tifosi del Chieti per ragioni di ordine pubblico. La gara è equilibrata fin dalle prime battute. Dopo una prima fase di studio al 12° provano gli ospiti a colpire. Pietrantonio fa partire il traversone dalla sinistra, colpo di testa di Akamadou, ma la palla termina a lato. Pronta la risposta della Vastese con un'incursione sempre dalla sinistra di Jonathan Alessandro, il diagonale insidioso del numero 10 che impegna la difesa teatina, che si salva come può. Fase centrale della gara spezzettata e avara di occasioni. Alla mezz'ora Pietrantonio serve in area a Akamadou, che non riesce a girare in porta, quindi la sfera arriva a Mele, che dalla distanza spedisce di poco oltre la traversa. Dalla parte opposta al 36esimo punizione di De Angelis, che pennella sul palo lontano. Agnello tenta la girata ma la sfera termina alta. Nel finale di frazione al 42esimo sono i neroverdi ospiti a farsi pericolosi, traversone in area, prima Puglielli, poi Verna tentano la conclusione ribattuta da Capitan Di Filippo, che libera l'area aragonese. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Al rientro in campo Vastese più reattiva, che nel giro di 3 minuti sfiora per 2 volte la rete del vantaggio. Al terzo azione personale di Altobelli, che conquista palla e se ne va per vie centrali tutto solo, ma a tu per tu con Fusco non riesce a superare l'estremo teatino, che si salva con i piedi per la disperazione della curva d'Avalos. Al sesto azione rocambolesca in area teatina, calcio di punizione, la palla spazzata da Bassini, carambola sulla schiena di Verna, quindi Ceccacci va in rovesciata e chiama all'intervento spettacolare Mariani, che provvidenziale salva sulla linea e rimane a terra per qualche istante. Il tutto però è reso vano dal fuorigioco ravvisato dal direttore di gara. Ora la Vastese insiste, al 17esimo conquista un calcio d'angolo. Sugli sviluppi l'incornata di Alonzi impegna Fusco, che riesce a bloccare, quindi al 25esimo Sansone dal limite chiama ancora una volta in causa l'estremo teatino, bravo a respingere in tuffo, ma come spesso accade nel gioco del calcio, nel momento migliore gli aragonesi rischiano di incassare la rete dell'1-0 ospite. Si complica la vita da sola la Vastese, con il Chieti che ruba un ottimo pallone sulla tre quarti e serve a Akamadou, che costringe al miracolo di rientro.
Bianzo che ci arriva con la punta delle dita e salva la formazione di casa dalla beffa. Al triplice fischio è 0-0 con la Vastese che scivola in zona play-out e il Chieti a sole due lunghezze dalla zona calda in attesa dei prossimi impegni rispettivamente contro Tolentino e Castelnuovo. Al Mancini di Fano il Notaresco torna subito alla vittoria dopo lo scivolone interno contro la Vastese. I rossoblu, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Maio, si fanno raggiungere da Fontana, ma nella ripresa una prodezza di Valenti da calcio di punizione regala i tre punti al Notaresco. Vediamo. Terza sconfitta consecutiva per il Fano e ora è davvero crisi, nonostante i tifosi a fine partita abbiano incoraggiato lo stesso la squadra granata. Due punizioni a segno, una per tempo e il Notaresco passa allo stadio Mancini. La prima azione pericolosa è per il San Nicolò, incursione di Valenti dalla destra, blocca Tolomeo, preferito a Stafessa tra i pali dell'Alma. Al sesto si fa vedere il Fano, Zanolla crossa dalla sinistra, Sciba la prende. Due minuti più tardi il gol del Notaresco, con la punizione di Maio all'incrocio dei pali, il portiere granata non ci può arrivare. Lo stadio Mancini reclama tre rigori in tre azioni nel giro di 5 minuti, prima per un fallo su Casolla, poi su Russo e infine per un atterramento di Tortori, ma l'arbitro Davide Albani non è dello stesso avviso. Si continua, tiro di Valenti, alto sopra la traversa. Al 25esimo il gol del Fano per il pareggio, movimento di Russo che tira, la palla arriva a Fontana che la infila nel sacco. Al 31esimo azione pericolosa ancora per il Granata, Russo entra e serve Zanolla, palla in angolo. Secondo tempo, al 7 ci provano i Granata a passare in vantaggio, tiro di Antezza alto sopra la traversa, al nono ancora Fano, Fontana dal limite, palla lato. Sugli sviluppi di una punizione per un fallo di Russo che viene ammonito, arriva il gol del Notaresco al 57esimo con una punizione di Valenti. Successivamente Fontana per il Fano si fa vedere dalle parti di Sciba, il tiro è alto, inizia la girandola dei cambi, fuori Fontana e Manè per i Granata, entrano Zanni e Broso, per il San Nicolò escono Pampano e Pesce, in campo Blando e Marchionni. Ci si avvicina al 45esimo, colpo di testa del capitano Abelgigli, niente da fare. Ci sono 4 minuti di recupero, un'ultima occasione dei padroni di casa per provare a pareggiare il risultato, con una bella giocata di Serges, subentrato dalla panchina. La palla svanisce a lato, finisce così, Fano in silenzio stampa e ora mister Carmelo Gioffrè è a rischio esonero. Rimandata ancora la prima vittoria in campionato per il Nereto, che tra le mura amiche lascia l'intera posta in palio al Monte Giorgio per i vibratiani. Ora la classifica si fa davvero complicata. Il servizio di Samuele Mucci. Seconda vittoria di fila per il Monte Giorgio, che passa a Nereto con il risultato di 2-0. Per il Nereto assente l'infortunato Mirabelli. Al terzo minuto calcio di punizione battuto da Ruci, Diglio respinge al lato. Al 24esimo un calcio di punizione battuto da Omiccioli, taglia l'area di rigore, Diglio smanaccia fuori. Poco dopo Ristovski calcia molto bene dalla distanza, grande parata di Gagliardini che si rifugia in angolo. Primo tempo con poche emozioni che si conclude al 48esimo con una punizione di Albanesi che finisce alto sopra la traversa. Nella ripresa la partita si vivacizza, al 54esimo la squadra di casa protesta per un probabile fallo di mano, ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 64esimo, primo squillo del Monte Giorgio con Spagna che calcia in tapin sul palo, non riuscendo a sfruttare una respinta corta di Diglio. Al 71esimo, Ruci in buca per Perpai, ma viene murato dalla retroguardia avversaria. Un minuto più tardi, l'episodio chiave della partita. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Puca crossa in area, Spagna stacca di testa, batte Diglio e sblocca la partita, portando la squadra marchigiana in vantaggio. È la sua seconda rete stagionale. All'82esimo minuto esce proprio l'autore del gol Spagna, lasciando il posto al numero 13 Perini. Due minuti più tardi il Nereto protesta vigorosamente per un atterramento in area di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 90esimo un calcio di punizione di Omiccioli sfiora l'incrocio dei pali. Durante il recupero Ferrini sbaglia il controllo e manda Santoro a tu per tu con il portiere, ma sciupa clamorosamente il gol del raddoppio. Al 93esimo minuto sempre Omiccioli esegue un fantastico tiro a giro che si infila sotto al 7, sancendo il risultato finale di 2-0 per il Monte Giorgio. Nulla può l'incolpevole Diglio. Per il capitano rossoblu è la seconda rete in stagione. Al 95esimo l'arbitro mette fine all'ostilità, il Monte Giorgio espugna Nereto con la seconda vittoria consecutiva. Continua invece il periodo buio del Nereto.
Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Replay, l'approfondimento dello sport di Casa Pescara, per analizzare l'andamento dei biancazzurri in campionato e avvicinarci al match di Coppa Italia di mercoledì contro il Teramo. Il prossimo aggiornamento con le edizioni del telegiornale sono alle 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.